Auè, amici e nonni. Allora, ragazzi, solo adesso ho potuto registrare, o sto cercando di registrare prima della Juve. Stamattina mi è arrivata la TV nuova. Non ci sto capendo una beata di minchia, ragazzi. Sto chiedendo aiuto comunque agli amici, sapete chi, qualche consiglio di impostazioni. E dobbiamo provare, anche se mi hanno detto di togliere una cosa, però dobbiamo provare a fare una cosa. A provare il gioco missioni che ho fatto, ah, forse ieri le ho finite. Allora, vediamo, le ho finite. Sì, oh, abbiamo finito anche questo. Poi vediamo se il gioco sia più veloce. Oh, qua abbiamo due ricompense e becchiamoci tutto. Oh, vai. E che famo secondo voi? Ieri ho giocato contro combo, dopo il video che ho registrato, ragazzi, non siamo stati morti, però un po' un numeretto l'abbiamo fatto. Allora, fatemi fare l'ultimo controllo. Andiamo qui. Questa è con la nuova TV, tutti questi pacchetti del mondo. E qua c'è il giro gratis. Ovviamente, chi ho detto che vorrei? Chi ho detto che vorrei? Ho Lewandowski, ho detto. Oh, chi dici ieri, ragazzi? Puttana maiala, Koundé, boh, questo ce l'ho, oh, Cleao, De Paul ce l'ho, Rodrigo non mi può interessare, questo neanche meno. Comunque, raga, Lewandowski, se mi dà Lewandowski, perché adesso fra un po' inizieranno le letterine, ragazzi, inizieranno le letterine. Oppure Rashford, non lo so, che sta andando a 3.000, ragazzi. Però questi non si possono livellare, però c'è una buona statistica. Vabbè, dai, ragazzi. Ma chi se ne frega, ma chi ci dai, ci dai. Ma vattene a fanguccona. Guarda, no, mi sono dimenticato di mettere un'impostazione qua la una TV, ma raga, però spettacolo, eh. Cioè. Ma vattene a fanculo, ci avevo sperato, ragazzi, però Rodrigo, dai. Vabbè, piccolino. Questo non fa un cazzo, però mi mancava, dai. Non fa una beata minchia, però. Ci avevo sperato, raga. Come ho visto Liga 5 Stelle, dai, dai. No, sì, ce l'ho, raga, ma è del Bayern Monaco, se non sbaglio, non mi fate dire cazzate. Ok, questo può fare solo lui, dai, sta rimortacci, tu e di tu no, lo blocchiamo e rimarrà a fare i cazzi in culo, là. Ma vattene a fanculo, là. No, raga, non spendo neanche un euro a questo. Ma non esiste proprio. Esiste proprio. Beh, raga, non ci perdiamo in chiacchiere. Andiamo avanti con la cavalcata. Vediamo qui. Cambiamo la squadra. E non mi ricordo con chi cazzo sto giocando, raga. Mannaggia a me. La Konami va a fa mock. No, buh, raga, con chi sto giocando? Klopp. Facile. Sì, andiamo avanti. Ah, ecco, l'ho squalificato, devo mettere lui. Quindi va così. Andiamo. Andiamo. Lo vedo più riattivo, eh. Raga, mi va di fare l'altre. Oddio, voi direte, ma perché? No, raga, andiamo avanti. Voglio andare avanti qua. Questi non mi rispondono. Ammazza, 2760. E qua prendo solo mazzate, mo, raga. Guardate la Fiorentina, segnate rigore. Sì, e che culo. Saponara, Gonzalez. E vabbè, raga, giochiamo fuori casa. C'è ma fa. La zia è. Cazzo fa davvero giallo? Ma io
questa grande differenza, mica l'ho notato, come stanno tutti bene. Madonna mia, qua mi dimentico sempre. Oddio. È una prova, raga, sto azzardando, eh. Se avete amici che giocano a calcio, il calcio è soltanto un gioco. Mostrate loro le belle immagini che ci arrivano dalla partita di oggi. Gli spalti sono gremiti, l'allegria e i colori la fanno da padrone e non potrebbe esserci qualcosa migliore per un evento sportivo che saprà soddisfare la voglia di intrattenimento di tifosi appassionati. Versatevi un bicchiere della vostra Dicono birra che preferita. i monitor da game aiutano a giocare meglio. Però i fan mica li fischiano lo stesso, anche col monitor. Si è cominciato subito, primi tocchi di gioco. Proviamo. Classe e tecnica sono sostantivi spesso utilizzati per descrivere la Dic fantasia. Sì, dicono che dovrei avere una migliore reattività. Ma Fabio, io ho condiviso tanti anni con lui, quindi il mio giudizio è un po' ah, negativo. bene. Alessandro è un difensore completo, forte fisicamente. Mbappé è fuori gioco? Fuori gioco. Madonna mia. Oh, ma quanti cazzo ne ha avanti questo? Gol, 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 devo prendere gol, devo prendere gol, devo prendere gol. Ma quanti ne ha avanti, raga? Ma veramente? Andiamo giù in attacco. Terza divisione. E mi sta facendo il culo. Ecco qua. Ma lo faccio io il primo. Di tacco Maradona, raga, di tacco. Ma su quanti cazzo ne ha avanti questo? Ah, senza leggende sta questo, raga. Madonna me. Guarda, io nel gripo solamente. Vuoi giocare? No. Che Rock. Oh, che faccio con la Juve? Non mi rambenucca. Atteso da entrambe le parti. Zico interrompe l'azione avversaria con un bell'anticipo. Non si tira indietro e conquista il Vabbè. pallone. Occhio alla conclusione. Sono passati pochi minuti per riprenderli. Pareggio immediato. Questo è il modo giusto per rientrare in partita. Non hanno perso la speranza e si sono subito riorganizzati per andare a pareggiare. Si è aggiustato bene il pallone prima di tirare e poi è riuscito a inseccare senza nessuna difficoltà. Vabbè. Perfetta parità dunque. Si sono disuniti dopo aver segnato e sono stati puniti subito. Complimenti agli avversari, che reazione da grande squadra. Non ho capito cosa volevo fare. Ma perché stanno alti, raga? Ma che cazzo hanno fatto di nuovo? Minchia, quanti ne ha questo però. Scatta verso il pallone. Sospiro di sollievo sugli spalti e sono sicuro anche in panchina. Sono riusciti a fermare un'azione decisamente pericolosa. Intervento provvidenziale. Non è fallo, vabbè. I compagni del mister devono ringraziarlo. Cioè, io sto per tirare e tu non mi dai il fallo. La gioca sulla Ma destra. che cazzo è sto gioco, no? E dai, però, mamma mia, oh. C'è un bel pallone in profondità. Supera il prova di parata di Donnarumma. Ha messo la prova
portiere, ma lui ha risposto con un intervento d'applausi. Cercherà di metterla in mezzo. Sceglie di battere corto. Zico. Del Piero dentro il pallone. Ripartono all'attacco direttamente dalla propria area. Da una parte all'altra del campo. Di certo non ci si annoia. Pallone interessante in verticale. Se ne va. Oh! Ma che cazzo, non l'ha dato il passaggio? Ma sei serio? Ma sei serio? Ma sei serio? Non ci voglio credere, ragazzi. Non ci voglio credere. Non ci voglio credere. Lancia il compagno nello spazio. Vabbè. Dai, raga, ma che cosa sta facendo il passaggio? Ma veramente sto gioco. Ma mi stai prendendo per il culo, oh. Mi sta prendendo per il culo, raga. Mi sta prendendo per il culo, dai. Mi sta prendendo per il culo. Dai. Andiamo sotto 2-1, che è meglio. Ma qua. Ma guarda. Madonna mia, raga. Ma perché così di merda sto gioco? Perché? Ma guardalo. Oh. Ma dove cazzo vanno i passaggi? Ma dove cazzo vanno? Ma dove cazzo vanno? Dove cazzo vanno? Cristo santo! Cristo santo, Manu! Non è possibile! Vede lo scatto e cerca la profondità. Vamo. Pallone che poteva diventare pericoloso, ci mette una pezza. Prova a darla profonda, nello spazio. Ma dai, raga, ma com'è che è così lento Maradona? Beckenbauer. No, vabbè, dai, la bolla è inutile, raga, non... Ho sbagliato, io qualche impostazione qua da TV, dai, non si può, raga, cioè, se ne vanno per i cazzi loro, qua. No, dai, raga, madonna, mi c'è, non dico con quest'altro cesso ambulante qua. Ma non esiste proprio. Davis, prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Prova a passare con un pallone. Ma guarda com'è lento Battistuta, raga, ma quando cazzo mai? Ma ci dai, ma questo mi sta dando le praterie, mi sta dando. Guarda, guardate che lentezza, raga. Ma da, ma quando mai, raga? Ma. Chissà che non mi risponde, no. Vabbè. Inizia il secondo tempo del match. Vabbè, va, dai, vabbè, vabbè. Ma che cazzo di formazione ha messo questo? Ma questo è scemo proprio. Proprio quello della DD. Cerca l'uomo là davanti. E questo è un passaggio. Ma raga, ma vi rendete conto? Sì, ma se l'ho data lì la palla!
Ma guarda, Madonna. Madonna mia! Ma che cosa fa? Aspetta, perché aspetta? Ma che cosa stai facendo? Dio. Dio santo, volevo dire. Sono sincero, ma non riesco neanche a dire Dio santo. Ma togliti davanti, coglione. Devi scivolare, perché? Ma perché? Io questo non l'ho capito, perché devi scivolare in quel momento? Ferma. Ma vaffanculo, vai, ma sto gioco di merda. Ma vattene a fanculo, vai. Niente, oh, la dà lui di nuovo, oh, ma incredibile. E la dà lui di nuovo. Vabbè, Battistuta è morto, non so perché. Dai, ma dai, ma vaffanculo, vai. Ma vattene a fanculo, vai. Ma vai a cacare, ma. Questo è morto, boh. E assai il danno. Vabbè. Ma sei appena entrato, mannaggia chi te stramua. Ma guardala. Fuori gioco. No. No, lo voglio perdere, è la mia colpa. No, no, è giusto, prendo gol e gol. Se prendo gol e gol, che cazzo sta a dire? Ma che cazzo sta a dire? Minchia, sta partita 30 minuti sta durando. Porca troia, oh, mamma mia.
E butta sta cazzo la palla. Tra duale di no, raga, incredibile. Io le sto dando tutte a lui le palle, oh. Cazzo vi devo commentare, raga, io non so cosa commentare veramente, non lo so. Non lo so. Proprio. Vabbè. Va bene. La coppia è mia, vabbè. Mambo. Da fare il 4-2 a fare il 4-3 questo. Una partita che dura mezz'ora, ragazzi, sto giocando a mezz'ora con questo. Non saltami. Non salta. Ma che cos'è? Ma veramente, oh! E si vede, Fabio. È gratificante assistere a un match così, in cui entrambe le squadre giocano. Questo portino fa un cazzo, voglio, mamma mia. Niente, raga, vabbè, non so che cazzo dire, raga. Stanno provando a cambiare il risultato fino all'ultimo. Uno sforzo encomiabile. Gioca una palla lunga. Rummenigge! Picchia duro sul pallone. Ma da quando è che hanno messo sto tiro? Non ce la faccio più. E va, ma lo vedete, raga? Ma lo fa apposta, raga? Ma io li voglio bloccare questi, Dio! Santi Dio. Santi Dio. Prega per noi. E non saltano, non saltano, raga, non saltano, questa la perdo, Manu, la perdo, ha messo 50 volte in pausa, sto figlio di puttana, oh, pezzo di merda, Alio. Madonna, merda, tant'è che sembra una guarda. Sceglie di andare per vie verticali. Pallone interessante in verticale. Niente, raga. È giusto così. È giusto perché la perda qua, si vede? Cantè. Errore qui, pallone niente. Sprecato. Ma proprio niente, oh. Vede lo scatto e cerca la profondità. Prova a verticalizzare. Riceve in ottima posizione. Ma vai a cacare, vai a cacare. Tante emozioni, ma nessun vincitore alla fine di una bella partita. Per concludere l'analisi, a te invece che partita è sembrata, Luca? A entrambe le squadre si sono giocate la gara secondo le loro possibilità di questo momento. Poi è chiaro, il risultato lo determinano anche gli episodi. Oggi è andata così. Si chiude qui il nostro collegamento. Ringrazio Luca Marchegiani per avermi accompagnato. È sempre un piacere lavorare con te, Fabio. Oh.
si rischia di non salire di nuovo, qua si rischia nuovamente di non salire di nuovo, qua si rischia nuovamente di non salire di nuovo, non è possibile, non è cazzo possibile, io non riesco veramente più a vincere, oh. Ma porca puttana maiala di una zoccola in calore, ma vattene a fanculo. Che cazzo di connessione di merda avete, pezzi di merda, italiano di sto cazzo, sì, italiano, italiano di sto cazzo, italiano di sto cazzo. Italiano di sto cazzo. Ah. Vattene a fanculo, vai, vattene a fanculo. Ma come mi stanno girando i coglioni, oh, voi non... mo come zen, mo come zen, mo come zen. Oh. Mo come zen. Mo come zen. Ditti, mo come zen. È uno del padre, il figlio del Spirito Santo. Questa bene, io lo metto. Oh, cazzo, che mi cusco come sta, porca troia. Mettiamo Messi, tre quarti stanno, dopo lo mettiamo. Oddio. Vabbè, dopo lo mettiamo, no? Poi. Ma tu dici, perché non puoi giocare in Nest, raga? Raga, sto telecomando, ci sto capendo un cazzo, stanno una marea di cose, raga, madonna. Questo non sta giocando. Ma boh. Raga, l'ho tirata a sinistra. Vabbè, è inutile, mi lamento.
Ma vedete Conte che non riesco ad uscire. Tutti con sto cazzo di Mbappé, raga, mamma mia. Io sono l'unico coglione che lo spocca niente. Unico coglione. Vabbè. Che golazo! Ed eccola, è quello che fanno i grandi campioni. Anche alcuni tifosi avversari stanno applaudendo. È stato un tiro magnifico, semplicemente fantastico. Certo, con i palloni di oggi fare dei tiri carichi di effetto è più facile, ma secondo me la cercata e l'ha messa proprio dove voleva. Grandissima esecuzione. L'Inter si trova già in svantaggio. E c'è il gol. 30 gol messi a segno. Qualcosa di cui andare sicuramente fieri. Hanno forzato gli avversari all'errore e li hanno trafitti quando non erano. Sembra che stia girando meglio, però. Grande rapidità di esecuzione. Mi sono girato più i coglioni. E si riparte da un netto 2-0. Beh, l'inerzia della partita. No, così. Sembrava aver sorpreso il portiere, ma lui ha risposto con un intervento da. Oh, Zambà finalmente. Ci ha successo. Più luminoso per lo sto sport qua, eh. Passaggio splendido, una chance. Che pallone gli ha dato? Eh no, così. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Provano a partire in velocità. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Può andare in rete. Boh, vabbè. Spezza questa azione personale. Ma sto capanzando la prima parola della donna, ma. Riceve il passaggio. Prova, ma chi c'ha avanti per Zico? Ma dai, raga, mamma. Anticipa la traiettoria del pallone, scappato pericolo. Guarda qua. Pallone sprecato. Battistuta. Allarga il gioco. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. La giocano rapida nello stretto. Mamma mia, la bomba che Battistuta, eh. Uuuuh. Che classe, ottimo salvataggio. Ha fatto tutto alla perfezione. Ma il portiere si è esibito in un intervento da manuale. Beckham è pronto a calciare il corner. Neymar. E che culo di merda. Pericolo sventato. Ma dov'è lo zio? Ci vuole davvero niente per ribaltare una situazione. Ecco Beckham. Ma perché fuori gioco? Io gliel'ho data a Davis di nuovo. La morte da mamate. Ah. Ma poi piace, voglio. Qua voleva fare il fallo, avete visto? Opportunità di ripartire. Beckham. Brutta questa transizione, Fabio. Hanno avuto l'opportunità di trovarsi in superiorità numerica e fare male all'hanno sciupata. Ma chi? Scusa, ma sei serio? Mannaggia la morte, ma Battistuta, ma c'è da io, show. Ma c'è da, ma veramente. Ma vabbè. Ah, Madonna!
Vabbè, devo, posso vedere la Juve o ti devo chiedere di farmi adesso? Dai, zio! E porca puttegna! Ma tu chiami non muesso, Mario, tu chiami non muesso. Pallone interessante, in verticale. La butta in mezzo. E questo è un passaggio. Che cosa ha fatto? Scusate, se i cambi non li ha fatti. Che cosa ha fatto? Vabbè. Vabbè. Si è fatto trovare pronto, ha intuito che il portiere non sarebbe riuscito a trattenere il pallone. Si ricomincia con un solo gol di scarpa. Oh sì, che cazzo. Zio cane. La partita si mette in discesa. Preparazione perfetta, conclusione perfetta. E ora ci sono due gol a dividere le squadre. Il gol sembra quasi aver rotto l'incantesimo e adesso boh, la gara entra nel momento più delicato. Vede lo scatto e cerca la profondità. Ottimo pallone in profondità. No, non è fallo là. Non c'è da mica una bomba della spagnola alla porta. Della sfonca alla porta. Palla scorso. Va alla ricerca di un compagno davanti. Stanno tenendo bene il pallone. Non è fallo là. Vabbè. Va bene. Bruno Fernandes. Ci prova con un pallone profondo. Beh, è fischio. Di due gol potrà essere decisivo. Certo, al momento non vedo come gli avversari possano riuscire a invertire la tendenza nel secondo tempo. Ci sono due gol a separare. Madonna mia santa della Santissima Benedetta Cristoforo Colombo, ma io mai una così incredibile. Ecco il fischio dell'arbitro, inizia il secondo tempo. I due allenatori schierano di nuovo in campo le stesse posizioni. Ah, Mo c'è a me una bomba, Dio. Esagera. Ho fatto. No, che ha tirato dalla. Ho esagerato a fare l'effetto. E che cazzo. Oh, di nuovo l'ho preso. Allora, questo è un invito a nozze a Maradona, mio. Ci mette il piede, conquista la sfera. Però la vedo più. Cioè, giudico alla fine. Ma la vedo molto più reattiva, eh. Davids, pallone interessante. Neymar! Peccato, ci stava riuscendo. Riesco a fare qualcosa in più, però chissà perché. Per riuscire a pescare il compagno in quel modo servono piedi buoni e una visione di gioco. Tanto comunque giochiamo. Ma perché ce l'ho alta la difesa? Per forza sulla destra. E vai. Ok. Ma che cosa? Mannaggia la roba. Davvero troppo solo, troppo libero, troppo tempo. Cosa ne pensi? Hai seguito un movimento da attaccante di razza, ma il passaggio non era da meno. Non devo parlare prima, non devo parlare prima, non devo parlare prima, non devo parlare prima. Tutti i papi dipendenti, guagno, mamma mia. E ora gli basta un solo gol per tornare in corsa. Ecco. Non è fallo là? No. Vedo vari uomini, Luca, che rimangono alti anche quando sono senza palla. Sì, cercano l'occasione per ripartire in velocità e arrivare subito in porta. Sono e dai, ma no. In mezzo e prendersi qualche rischio.
vedete, la mappa e fanno questa cosa. Babbo, c'è già, dice lo zio. Ma no, ma di nuovo così, ma lo sta sbagliando sempre, maledizione. No, ok. Questa è la parata, Ma mi sa che la... No, vabbè, da... Vabbè, come no, è mai la traversa, così la... Chi? Vabbè. Guarda, non la prende, raga, vi rendete... Vabbè, era la sua, giusto. No. Per me, raga, non ho parole, raga, io non ho parole, non so veramente che cazzo pensare più a sto gioco di merda. Che gioco di merda, mamma, guarda quell'altro non prende la palla. Babbo. Raga, commentate voi, io non so che cazzo dirvi, raga. Io non so che cosa dirvi, cioè sul 3-1 è finita la partita. Vabbè. Raga, non riesco più a giocare. Che cazzo vi devo dire, raga? Stanno provando a cambiare il risultato fino all'ultimo. Guardate come danno le palle, ma siamo sé, cioè qui dico, voi dite che sono io qua secondo voi, A chi gliela dà quest'altro coglione? Andiamola a perdere e basta, dai. Col cross di nuovo la segnata, non il Burgoni. Non so chi cazzo gliel'ha data, raga, veramente. No, vabbè, no, è andata, dai. È andata Mignotti, è andata.
Sì, stati dietro, Messi, stati dietro. Stati dietro. Cioè io 4 partite devo fare 10 punti. Niente raga, qua la divisione 2 col binocolo, vediamo. Mamma mia, ma fammi giocare in casa, Dio porco. Ho bestemmiato pure io. Fatto pure bestemmiare. Vabbè.